Un giorno avevo l'audio disattivato dall'organizzatore, quindi non riuscivo a riabilitarlo. Allora, buongiorno, sono Marco Picciafuoco, sono, diciamo, amministratore della PTV Italia Logistics. Oggi con me ho a supporto nella presentazione Gerardo Cardone, che è, diciamo, l'amministratore di Futura, è il nostro cliente con cui stiamo collaborando da tempo, in particolare in questo momento, e porterà la sua esperienza. Io sono responsabile della PTV Italia Logistics, ci occupiamo di software, quindi anche noi parleremo di tecnologia e in particolare declinerò alcuni aspetti che sono stati già introdotti da lei, professore, quando abbiamo parlato di visibilità e collaborazione nell'ambito specifico dei trasporti. La nostra società, per chi non la conosce, è la PTV. La PTV è appunto una software house che ha sede, l'headquarter in Germania. È un gruppo di circa 900 persone. Noi in Italia ormai siamo presenti da circa 20 anni, siamo un gruppo distribuito tra la nostra sede centrale di Perugia e la sede di Monza. Abbiamo un'altra realtà poi, sempre del gruppo PTV, presente in Italia, che si occupa dell'altra business unit del traffico, perché la PTV ha sostanzialmente due business unit, una legata al mondo della logistica e dei trasporti, l'altra legata al mondo del traffico. Quindi diciamo la PTV è una realtà ormai consolidata da circa 20 anni sul mercato italiano. Noi come realtà, come PTV da Logistics, ci occupiamo sostanzialmente delle soluzioni software dedicate al mondo dell'ottimizzazione dei trasporti. Siamo una realtà in crescita, il fatturato, nonostante il periodo, diciamo, l'annata particolare, ci sta dando, diciamo, delle soddisfazioni, che pensiamo di chiudere, diciamo, questo anno con una crescita significativa rispetto a quello che era stato il risultato dell'anno scorso. Come detto, la mission dell'azienda è quella di sviluppare soluzioni software che utilizzando dati e algoritmi specifici supportino le aziende nell'ambito della logistica distributiva nel pianificare, ottimizzare e gestire al meglio il processo di trasporti della distribuzione sostanzialmente. La PTV realizza questo tipo di soluzioni software da ormai 40 anni. L'anno scorso, nel 2019, la PTV ha festeggiato i 40 anni. Quindi, diciamo, sono ormai appunto 40 anni che realizziamo questo tipo di soluzioni. Nell'ambito della logistica, i nostri clienti utilizzano i nostri prodotti per svolgere attività di tipo tattico strategico nell'ottica di rivedere il processo distributivo, ma soprattutto per pianificare le attività operative giornaliere e ottimizzare distribuzione e raccolta delle merci su base quotidiana. Calcoliamo i percorsi e ottimizziamo gli stessi calcolando i costi del trasporto e da ultimo abbiamo esteso le nostre, diciamo, funzionalità andando a gestire tutto quello che è il processo di gestione della consegna in real time. Attualmente, diciamo, vista la storia, siamo molto presenti sul mercato europeo, in particolare per quanto riguarda il software e la logistica. Più di 20.000 aziende utilizzano i nostri strumenti in Europa e, cosa molto importante, siamo anche partner tecnologici di molte società software house che realizzano applicazioni dedicate al mondo dei trasporti. Come abbiamo visto prima, abbiamo già sentito nominare il concetto di TMS, ma noi siamo partner dal punto di vista tecnologico di molte società che sviluppano TMS, fornendo il nostro know-how per quanto riguarda la parte specifica di ottimizzazione e pianificazione. Qui voglio riallacciarmi al concetto di collaborazione e visibilità. Abbiamo visto, diciamo, che è un tema molto importante. Nel contesto del trasporto è una problematica, è un concetto non semplice, perché gli attori coinvolti sono molteplici, dal produttore dal cliente finale. In mezzo ci sono tutta una serie di operatori, dal fornitore di operatori logistici, trasportatori e subcontractor, che rendono difficile poi, diciamo, il flusso di informazioni.
Per cui, diciamo, in questo contesto non è facile, diciamo, poi, soprattutto anche perché vedevamo anche ieri il trasporto è stato lasciato per ultimo dal punto di vista della digitalizzazione, non è facile sempre in tutti i contesti avere, diciamo, una corretta distribuzione delle informazioni, ma questo è sempre più importante, soprattutto in contesto come quello attuale, dove molte aziende hanno attivato il canale dell'e-commerce, per cui è difficile avere informazioni quando il cliente finale è proprio il destinatario che riceve la merce a casa. In questo contesto, dotarsi di strumenti che permettano soprattutto agli operatori logistici, poi vedremo nel caso di futura come lavorano e quali sono le soluzioni che stanno adottando, dare delle informazioni al committente che vuole misurare il livello di servizio con cui è stato erogato poi il trasporto e come è arrivata la merce al destinatario finale. Ho preso spunto, leggendo ieri una rivista logistica, da un'intervista a Maurizio Zanetti che è Global Logistics Distribution Manager presso Bracco, sul termine di collaborazione. La collaborazione è percettibile soprattutto tra vendors e operatori logistici, tra quelli più modernamente e maggiormente organizzati. Attualmente il livello di informazioni scambiate via applicazioni web-based è soddisfacente, ma vi sono ancora molti gaps tra vendors e customers. Ho preso spunto di questa intervista perché sostanzialmente si parla di collaborazione, si parla della necessità da parte degli operatori logistici di dotarsi di strumenti moderni, ma poi richiamo il concetto di applicazioni web-based. Ecco, effettivamente le tecnologie moderne, interagendo tra vari servizi, permettono di raggiungere il risultato di distribuire in maniera strutturata in real time le informazioni necessarie. Prima in passato questo non era possibile perché diciamo applicazioni on-premise e poco interattive non permettevano diciamo questo flusso strutturato di informazioni. Da questo punto di vista la PTV ormai ha tracciato una rotta ben chiara, tutte le applicazioni che stiamo realizzando sono applicazioni cloud, proprio per la necessità di interagire con vari servizi. Qui ho voluto rappresentare quello, diciamo, che è la copertura funzionale di una soluzione in grado di gestire tutto il processo di ottimizzazione, pianificazione e gestione real time del processo distributivo, dalla fase iniziale di pianificazione e ottimizzazione. Come detto, i nostri strumenti utilizzano degli algoritmi e dei dati cartoraci che ci permettono di supportare un operatore nel gestire al meglio la pianificazione dei trasporti nel rispetto di quelli che sono i vincoli operativi, ben fe fermo una volta definita quella che è la funzione obiettivo del processo, il livello di servizio al cliente finale, la saturazione dei mezzi, l'efficienza del processo stesso. Dalla pianificazione e ottimizzazione siamo in grado di gestire in tempo reale tutte quelle che sono le fasi della consegna, tramite ad esempio la gestione digitale dei documenti di trasporto, la disponibilità di avere un'app mobile in mano all'autista con cui lo stesso possa fare, diciamo, l'esito della consegna e raccogliere delle informazioni in tempo reale utili a quelle che sono che le persone del customer service che possono eventualmente interagire direttamente con il vettore stesso, con il cliente finale. Dal calcolo dei costi di trasporto, i nostri strumenti, visto che proprio il focus storico è quello dell'ottimizzazione, i costi sono, come veniva detto prima, uno degli aspetti fondamentali, una delle leve principali che muovono le aziende nel modificare i propri processi. Nei nostri strumenti, durante il processo di pianificazione, è possibile, calcolare il costo utilizzando dei modelli tariffari che sono quelli che ci vengono applicati dai nostri vettori nel caso in cui appunto ci appoggiamo a vettori terzi, quindi non solo a consuntivo, ma già durante la fase di pianificazione determinare quello che potrebbe essere il costo di quel determinato viaggio, di quel determinato trasporto in base agli accordi contrattuali che abbiamo con i nostri operatori, la gestione dell'interscambio dei supporti e l'interazione tramite appunto, come dicevo prima, la mobile app che ci permette di interagire con l'autista e di avere una serie di informazioni in tempo reale
che possono appunto essere gestite dal customer service, ma ci permettono di comunicare anche in tempo reale con il cliente, con il destinatario della merce. Uno dei temi su cui abbiamo investito tempo, da tempo e risorse, è quello del cosiddetto calcolo dell'ETA, l'estimate time of arrival, che ci permette di comunicare al destinatario finale l'orario d'arrivo stimato in maniera il più possibile precisa. Questo per aumentare proprio il cosiddetto livello di servizio, la percezione del servizio da parte del destinatario finale. Tutte queste informazioni che gestiamo anche in tempo reale poi vengono raccolte in una serie di dashboard che ci supportano poi nel modificare quelli che potrebbe in, evidenziare quelle che possono essere delle anomalie lungo il processo e modificare quindi i comportamenti dell'azienda e introdurre delle migliorie. Quindi diciamo, un altro aspetto che volevo evidenziare parlando di una soluzione software in grado di gestire i trasporti, è una delle difficoltà che mi trovo ad affrontare quando parlo di questo concetto, non conoscendo poi qual è la platea che ascolta, diciamo, in questo caso, è il fatto che i punti di vista possono essere diversi. Noi ci troviamo a lavorare con aziende che possono essere di produzione, che quindi possono avere, diciamo, nei confronti del trasporto, lo vedono come sostanzialmente un costo, oltre comunque uno strumento per far percepire al cliente finale un certo livello, grado di qualità del prodotto e del servizio rispetto al punto di vista dell'operatore logistico o del trasportatore. E quindi diciamo, non è facile poi declinare le esigenze proprio da aziende che hanno punti di vista diversi. Un obiettivo della mia presentazione era quella, proprio il titolo poi nella descrizione, era quella di portare l'esempio di aziende che operano in settori diversi e quindi attestare quella che può essere la trasversalità dei nostri strumenti in questo ambito. La digitalizzazione quindi comporta da questo punto di vista un vantaggio competitivo sia per il committente che per l'operatore logistico e vettori. C'è necessità di collaborazione, l'abbiamo ripetuto più volte, questi strumenti sono il driver necessario perché poi questa collaborazione si concretizzi non solo a posteriori ma già in tempo reale grazie alle tecnologie che abilitano questo processo. I vantaggi, a parte la riduzione dei costi di trasporto, possono essere una standardizzazione delle attività. Io ho sentito parlare, per esempio, dell'arte di pianificare i trasporti, è un aspetto, un concetto che molto spesso ritroviamo anche noi quando andiamo a trovare i clienti per la prima volta, anche se sono aziende strutturate di una certa dimensione, spesso il processo di gestione dei trasporti è ancora demandato all'esperienza di una persona che incrociando varie foglie Excel o la sua esperienza riesce a gestire in maniera, diciamo, più o meno ottimale questo processo. Con l'utilizzo di queste tecnologie si riesce a standardizzare questo tipo di attività, anche perché una delle fasi molto importanti per l'utilizzo di queste tecnologie è la digitalizzazione, la raccolta dei dati che permettono poi di abilitare il processo. Molto spesso alcuni vincoli, alcune caratteristiche, alcune peculiarità con cui viene gestito il processo di trasporto non sono digitalizzate o sono perché sono, diciamo, a conoscenza solo dell'operatore che svolge questo tipo di attività. Digitalizzare queste informazioni aiuta poi a avere trasparenza e distribuire questo tipo di informazioni in maniera strutturata su tutta la catena e quindi in generale a ottimizzare i processi. Come detto, le nostre soluzioni vengono utilizzate a livello trasversale in vari settori. Abbiamo clienti nel settore della GPO, abbiamo clienti nel settore del food service, quindi aziende che distribuiscono prodotti sostanzialmente alimentari sul canale Horeca, bar, ristoranti e ristorazione collettiva. Abbiamo sempre più fortunatamente una risposta da operatori logistici che poi, diciamo, svolgono l'effettiva distribuzione. E poi abbiamo tutta una serie di aziende che comunque o producono o comunque sono aziende commerciali che distribuiscono diciamo, il prodotto ai clienti finali. Come detto, abbiamo anche aziende sempre più, presenterò una realtà che abbiamo acquisito da poco, comunque
su cui stiamo lavorando, che produce, ma che governa il processo di trasporto proprio perché è attenta al livello di servizio percepito poi dal destinatario finale. Quindi una carrellata di aziende che lavorano in settori diversi, con esigenze diverse e, come dicevo, con punti di vista diversi sulla problematica del trasporto. Abbiamo in realtà, come detto, nel settore della grande distribuzione organizzata, MaxiD è un cliente con cui stiamo lavorando, che sta facendo, diciamo, ormai da un anno e ultimando l'attivazione delle nostre soluzioni su tutti i CEDI. In questo caso si tratta di pianificare e ottimizzare la distribuzione dai CEDI ai punti vendita. Controllando i costi, come dicevo, del trasporto, essendo questo effettuato da vettori esterni. Abbiamo da tempo una collaborazione attiva con aziende, come detto, nel settore del food service. Tra le più importanti abbiamo Metro. Dopo, diciamo, un periodo di prova, ormai da 2 o 3 anni, il prodotto è, diciamo, utilizzato sui circa 40 store presenti sul territorio italiano. È una realtà simile ma con caratteristiche diverse, un cliente ormai storico, Dacche, che lavora nel settore della distribuzione food e beverage. Grazie all'introduzione delle nostre soluzioni, almeno queste sono, diciamo, le informazioni che siamo riusciti a reperire collaborando col cliente, è chiaramente diminuito il numero di addetti nell'ufficio traffico, ma si è standardizzato il processo riducendo gli errori, riuscendo a gestire un numero quantità maggiore di ordini in minor tempo e, come detto, riducendo poi quelle che sono le anomalie in questo processo. Abbiamo poi operatori logistici, XPO è uno dei più importanti sul mercato italiano, è uno dei primi 10 provider a livello mondiale di servizi di logistica e trasporto, ha attività di full truck load, distribuzione last mile, e noi siamo impiegati, vengono utilizzate le nostre soluzioni principalmente negli ultimi due settori, è stato fatto ormai con successo e rollato su tutte e tre le sedi. Oltre, diciamo, alla pianificazione di trasporto e il controllo dei costi, per alcuni vettori è stato implementato anche il modulo che prevede appunto l'esito della consegna tramite Apple Mobile. Ultimi due casi, poi, diciamo, introduco il mio ospite, per logistica, sempre distribuzione farmaceutica, complessità elevate. In questo caso è un operatore logistico bresciano che lavora per CEF, quindi un distributore del farmaco. Numero elevato di consegne su base giornaliera, problematica dei giri compatti in ambito urbano, nelle grandi città, e necessità poi di tracciare in tempo reale l'esito della consegna e distribuire questa informazione al cliente finale stesso, la farmacia, il distributore e il committente. Qui ritorna un po' il concetto di visibilità. L'ultimo cliente, come detto, siamo partiti da pochissimo, ma volevo portare un caso di un'azienda di produzione, è appunto Samoa, un'azienda che produce e fornisce divani letto. In questo caso non si parla di pianificare una distribuzione su base giornaliera, ma di pianificare una distribuzione su base settimanale, tenendo conto di quello che è la capacità di produzione dell'azienda stessa. Quindi una pianificazione dove c'è una forte interazione anche col processo produttivo. Un'azienda che comunque fa, diciamo, partire una cinquantina di mezzi su base settimanale, ripianificando poi eventuali eccedenze che non riesce a gestire in fase di produzione nelle settimane successive. Fatta questa carrellata di aziende che lavorano in settori diversi, voglio introdurre poi, diciamo, quello che è il nostro ospite, perché abbiamo più volte, anche nella presentazione del professore, sentito parlare di agilità, flessibilità e sta lavorando a stretto contatto con un operatore logistico come Futura. Devo dire che questa percezione l'ho avuta, la necessità di essere flessibile l'ho avuta in maniera estremamente forte. È un operatore logistico che lavora nel settore del food, ma anche in altri settori, anche nella distribuzione ultimo miglio per operatori che poi distribuiscono la merce che hanno attivato il canale dell'e-commerce. Chiaramente questa è la situazione attuale, ha accelerato questo processo e quindi siamo giornalmente a contatto con loro per ottimizzare i processi e rispondere alle esigenze dei clienti che soprattutto in questo periodo, ripeto, hanno la necessità di rivedere alcuni dei processi distributivi che appartengono a paradigmi precedenti. Quindi, diciamo, do la parola a Gerardo, lo ringrazio per la disponibilità.
E con questo lato mio ora è concluso. Non so adesso. Grazie. Buongiorno, grazie Marco. Prego. Professore, il collegamento funziona? Sì. Grazie, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Quindi dicevo, grazie Marco di averci invitato. Sicuramente, ed immagino, viste le complessità che possono sviluppare le aziende come la mia, come gli operatori e logistici, e tu hai rimarcato più volte la parte della flessibilità, quindi è vero, sì, abbiamo richiesto in voi effettivamente una presenza molto importante su un progetto che per noi è di vitale importanza, e quindi posso sicuramente nella seconda parte della mia spiegazione affondare e cercare di capire poi quali sono stati i passi importanti che ci hanno portato poi al successo. Mi chiamo Cardone Gerardo e sono il fondatore e amministratore della futura SRL. Ci occupiamo di servizi logistici. Noi diciamo sul territorio nazionale ed internazionale svolgiamo fra le varie attività di trasporto, carico completo e non, siamo specializzati nel mondo dell'alimentare e della temperatura controllata. Diciamo che abbiamo una forte vocazione alle stagionalità dei prodotti, quindi sul mondo della ricorrenza, sul mondo del beverage, ed abbiamo un flusso teso nell'arco appunto delle varie stagionalità, grazie anche ad una posizione che ci vede non solo come operatore logistico, ma anche come committente, perché per questa business unit noi affrontiamo un numero considerevole di viaggi con dei picchi enormi, e lo facciamo anche attraverso almeno 400 fornitori abituali che sono contrattualizzati con noi. Quindi noi, voglio dire, siamo veramente l'emblema della collaborazione. Questi trasporti naturalmente sono in partenza dagli stabilimenti produttivi o dai magazzini della grande distribuzione, e attraverso tutto il territorio nazionale ed internazionale, prevalentemente nell'est europeo, andiamo a consegnare dai clienti, dei nostri clienti. Altre attività molto interessanti di un'azienda, di logistica, sempre concentrati nella nicchia del mondo del food, sono la, distribuzione capillare, considerata ultimo miglio in partenza da nostri depositi. Anche questi, la maggior parte dove viene svolta questo tipo di attività, sono anche a temperatura controllata, e la gestione delle piattaforme logistiche della grande distribuzione. In questo ambito noi abbiamo voluto accelerare un processo di specializzazione, acquisendo anche figure che si trovano spesso e volentieri nel mondo appunto del retail, anche in punto vendita, perché siamo specializzati nella gestione di piattaforme della carne, del pesce, dell'ortofrutta, dei salumi, latticini. Quindi bisogna avere un'alta competenza, un'alta specializzazione nel mondo della manipolazione di questi prodotti. Siamo evidentemente anche impresa alimentare. Sicuramente una parte, anzi la parte più innovativa della nostra azienda, che risale a uno sviluppo di circa 4 anni fa, è stato seguire un nostro cliente molto importante, Alleanza 3.0, nel progetto EasyCop, dove oggi ci vede in esclusiva nella gestione della delivery, in partenza dai dark store che sono presenti a Padova, a Bologna e a Roma. In questo ambito abbiamo
acquisito delle competenze veramente importanti ed impattanti poi anche su tutta la nostra gestione. E va da sé che se siamo sempre stati molto attenti alla parte informatica, qui c'è stata veramente un'esasperazione poi delle attività di controllo che possono susseguirsi dalle operation che mettiamo in campo su tutti i settori. Quindi in questa fase sicuramente sarebbe stato molto più eccitante parlare del progetto di e-commerce, per capire poi e scendere nel dettaglio di come si svolge questo tipo di attività. Ho preferito invece, discutendone poi evidentemente anche con te, Marco, orientare il focus su la logistica intesa come attività di distribuzione, perché non dobbiamo dimenticarci che questo momento particolare della nostra vita ha fatto sì che chi era pronto come noi negli ultimi 4 anni a sviluppare operation, procedure, ha avuto sicuramente degli sviluppi enormi dal punto di vista commerciale nel settore della delivery o della gestione dei dark store. Noi abbiamo voluto invece affrontare e informatizzare e creare, diciamo, una standardizzazione di processi ancora più spinta invece sulla distribuzione capillare, visti anche evidentemente i numeri che entrano in gioco, che sono per noi sicuramente importanti, anche se tu hai citato fra i tuoi clienti dei colleghi molto molto più grandi di noi, ma noi non vogliamo essere una boutique, ma semplicemente siamo orientati a servire in maniera, come dire, customizzata e dedicata tutte le nostre nuove attivazioni. Il deposito, qui ci sono alcuni dei nostri Come ha committenti. detto Gerardo, come ha detto il professore prima, far grande l'azienda non è sempre le numeriche, ma poi anche la modalità con cui vengono gestiti determinati processi. Quindi potete considerarvi grandi anche voi da questo punto di vista, diciamo, ecco. Ma sì, certo. La grandezza deriva dal fatto, e prendo spunto poi anche dalla frase del professore, che contraddistingue, diciamo, un po', anche la parte finale della spiegazione, è che effettivamente da lì poi noi abbiamo voluto, non lavorare sulla nostra grandezza, ma su dare la possibilità a chi lavora per noi. Sia in termini di risorse dirette, sia in termini di clienti, di dare dei feedback e di avere la possibilità di controllare effettivamente tutto quello che succede. Come dicevo, visto il nostro doppio ruolo di operatore logistico e di committente. Ma vedo che il tempo corre, ho messo una freccia sul nuovo deposito di Villa Franca Padovana. Non è una novità per noi fare distribuzione per conto di Ferrero, è un'attività che noi abbiamo svolto negli ultimi 10 anni con grandissima soddisfazione reciproca sia per noi che per Ferrero, e l'estate, proprio quindi in piena, diciamo, pandemia, abbiamo aperto ed abbiamo attivato il deposito del nord-est per fare la distribuzione capillare. Qui si sommano circa un centinaio di migliaia di consegne fatte sul territorio del nord-est, appunto di merce Ferrero. Abbiamo avuto la volontà di fare un cambiamento epocale, quindi portando un nuovo WMS, ma soprattutto abbiamo voluto sviluppare un progetto con PTV che effettivamente oggi noi ne stiamo godendo i benefici, perché come si vede dalla slide, il mio cliente in questo caso ha mutato
e continua a mutare le sue strategie e noi come Futura dobbiamo seguirlo, lo dobbiamo seguire perché questa elevata flessibilità ci viene richiesta proprio dovuto al fatto che anche noi abbiamo uno scenario che è completamente diverso, cambia il drop medio, abbiamo nuovi clienti che si affacciano e vogliono utilizzare il nostro network, la nostra massa critica per inserirsi a fare la distribuzione a temperatura controllata certificata, quindi multicanale, multicommittenza e i depositi, si sa, non sono come i polmoni che possono aumentare e diminuire. Oggi noi abbiamo determinati spazi e gli spazi sono sempre ristretti, quindi l'efficienza massima e i tempi in cui dettare le attività di produzione, quindi di preparazione all'interno del magazzino sono sempre più stringenti e si tende ad utilizzare tutta la parte della giornata. Quindi avere una pianificazione puntuale, precisa ed avere un dato che rispetti sempre il timing corretto da restituire poi ai VMS è naturalmente fondamentale e con PTV ci siamo riusciti in maniera molto efficace. Passo veramente sul caso specifico del magazzino di Villa Franca, dove insieme abbiamo studiato il caso, abbiamo allargato il tavolo anche poi a tutti gli altri operatori coinvolti, quindi il VMS. Abbiamo fatto un'analisi sull'interface e sulle varie parametrizzazioni, un'attività abbastanza complessa. Proprio per il numero di destinatari, stiamo parlando di tutti i canali, tradizionale, moderno, GDO, ed abbiamo fatto un lavoro di popolamento delle informazioni e incominciato a lavorare su degli ambiti test che sono stati veramente molto utili, che ci hanno permesso poi di arrivare alle implementazioni finali e di andare live con la pianificazione effettiva e realistica di quello che oggi comporta una trentina di mezzi, anzi anche di più, su tutto il territorio del Nord-Est. Diciamo che la standardizzazione, come dicevo, è fondamentale perché permette, ad esempio, anche nella condizione in cui mi trovo io, in cui sono ad esempio obbligato in quarantena a casa, di poter controllare e monitorare quelli che sono poi i processi, non i volumi, ma i processi. Quindi avere questo tipo di attività ci ha permesso di trovare anche il tempo, non di tagliare le risorse, perché qui abbiamo ottimizzato i tempi, ma semplicemente di metterle al servizio del nostro cliente come customer service e soprattutto anche di mappare quelle che sono poi le eccezioni che evidentemente quotidianamente in un'attività distributiva con centinaia e migliaia di consegne necessitano quotidianamente, appunto. Quindi direi che la parte di conclusiva è sicuramente un minor tempo, evidentemente, di fare la pianificazione, ma non è il nostro focus. Ripeto, abbiamo sviluppato la capacità di investire questo tempo in attività diverse, ma la cosa evidentemente più significativa è la standardizzazione, quindi non abbiamo più la personalizzazione di un soggetto che svolge l'attività di pianificazione secondo delle modalità o delle preferenze, ma diventa tutto automatizzato. Anche in questo poi effettivamente ne guadagna la parte finale, quindi chi è sul campo a fare le consegne riesce ad acquisire poi una multiesperienza su tutte le zone. La flessibilità della soluzione, quindi come dicevo, in questo caso, quando tu hai delle
impossibilità a raggiungere il luogo di lavoro oppure spostare, decidere di arretrare nella sede generale l'attività di pianificazione, come ad esempio qui nella foto c'è un operatore che sta svolgendo l'attività di pianificazione dalla sede da circa 200 km dal magazzino. Ovviamente questo si può fare con dashboard e monitor che funzionano in tempo reale e che vengono poi implementate dal VMS. Dunque,